Sta ritornando alla normalità la situazione presso lo Stir di Battipaglia dopo la chiusura di ieri legata alla festività patronale della Madonna della Speranza. Uno stop che ha creato non pochi problemi ai comuni che conferiscono presso l'impianto di Battipaglia e che ha imposto stamane un lavoro extra per far fronte ai numerosi carichi di rifiuti. A tracciare un quadro della situazione, l'assessore all'ambiente del comune di Battipaglia, Stefania Vecchio. La situazione attuale è questa. Allora, tutti quanti gli operai dello STIR hanno preso la giornata, insomma, di ferie dovuta perché hanno approfittato della festa patronale che era ieri religiosamente. Quindi non c'è stato nessuno degli operai dello STIR che in quella giornata ha dato la propria disponibilità per lavorare. Quindi lo STIR ieri ha proprio chiuso i battenti. Quindi questo che cosa ha significato? Che non hanno conferito rifiuti all'esterno, quindi praticamente non hanno portato verso Acerra né sabato né domenica né tantomeno lunedì. Ovviamente stamattina c'è un po' di traffico in entrata. Noi abbiamo parlato sia con i vertici, il liquidatore Diego Ambiente, sia con la dirigenza locale e ci hanno assicurato che seppure insomma, con qualche rallentamento avrebbero accettato il conferimento dei rifiuti da parte di Battipaglia e degli altri comuni. Quindi la situazione sta rientrando nella normalità. Lentamente dovrebbe rientrare alla normalità. Per l'estate invece, che previsioni ci sono? Immagino non sia facile dare un, Per come l'estate dire. noi abbiamo allertato in verità da tempo sia il prefetto, sia il presidente della provincia, sia il presidente della regione Campania per trovare anche un sito alternativo. È inutile nasconderci, lo STIR ha difficoltà a portare tutta l'indizia verso Acerra e soprattutto poiché Acerra in questi periodi è sottoposto anche ad attività di manutenzione ordinaria, ogni tanto anche Acerra rallenta il flusso di accesso per accogliere il pattume. È ovvio che questo è un cane che si morde la coda, se non si trova un sito alternativo avremo sempre problemi. Lo STIR non può portare ad Acerra, Acerra a sua volta non accetta rifiuti, quindi sicuramente una situazione alternativa si dovrà trovare.